continuiamo, anche perché oggi, siccome vogliamo finire per ora pranzo e poi fare le conclusioni dopo pranzo, non possiamo discutere questo della riforma elettorale o del governo costituzionale, perché so che ci sono delle opinioni molto diverse e molto forti. Giovanni Susta, ecco, lui sicuramente meno di 35 anni ce l'ha. Ecco, finalmente. Ieri avevamo avuto modo di confrontarci con Pier Camillo e devo dire che mi ha rubato molte delle cose che avrei detto. A questo punto io mi presento Giovanni Susta, 28 anni, ho partecipato a varie iniziative politiche, da Italia Futura alla sfortunata scelta europea, che però non definirei sfortunata, ma direi che è proprio nata su delle premesse che non potevano funzionare. La premessa secondo me è quella di una visione del liberalismo molto elitaria, che era il contrario di ciò che mi ha insegnato la persona che molti hanno richiamato oggi e che è stato anche il mio maestro quando avevo 18 anni, che era Valerio Zanone. Valerio Zanone, la prima cosa che mi insegnò era che bisogna contaminarsi di diverse culture, saper dialogare con tutte altre culture che non erano esclusivamente quella liberale, in una visione sia sociale sia democratica della politica. E in questo devo dire che probabilmente i reduci, se così vogliamo chiamarli, di esperienze passate del mondo liberale non sempre si sono distinti. Probabilmente hanno dimenticato quello che hanno fatto negli anni Ottanta, probabilmente hanno dimenticato un certo approccio, perché mi sembra che invece un certo elitarismo e una certa, come dire, refrattarietà al confronto e un certo settarismo siano rimasti anche molto forti. Io credo sinceramente che mettersi a discutere oggi di riforma costituzionale sì, riforma costituzionale no, e di tante altre questioni molto italiane, sia un errore strategico. Credo che sia un errore strategico, non tanto per la contrarietà a Giulio. Scusami Giulio, non è tanto una questione, io sto parlando dell'Italia in questo momento, è una questione assolutamente europea. Ma se noi riteniamo che Renzi sia Orban, a un certo punto... Può esserci quello che viene dopo di lui, le riforme sono per cominciare facciamo parlare il quadro delle persone. Voglio pregare tutti di evitare di parlare della riforma elettorale. Quello che io sinceramente credo e penso che sia un po' lo spirito di questa iniziativa sia quello di unire guardando oltre. Io ho 28 anni, a me sinceramente interesserebbe parlare di quello che andiamo a fare da qui a 10 anni, non di quello che è stato fatto 25 anni fa, perché sinceramente non mi interessa, avevo 3 anni, non esistevo praticamente. Quindi sì, se è quello il problema, allora io mi chiedo che cosa facciamo? Domani mattina noi votiamo no alla riforma costituzionale, sostanzialmente ci allineiamo Grillo e Salvini, vabbè, ma questo è un discorso che non volevo fare perché mi sembra assolutamente superfluo, perché la mia strategia, se io posso suggerire una linea di condotta per il futuro, è quella di concentrarsi esclusivamente, come diceva Pier Camillo, su una finalità: presentarsi con liste liberali che siano transpartitiche, che sostengano la candidatura di Guy Verhofstadt, di chi sarà il candidato presidente della Commissione, alle elezioni europee del 2019. Come diceva Pier Camillo Falasca, probabilmente il quadro politico italiano ci consentirà un trasversalismo, perché non ci saranno appartenenze segnate molto fortemente da una connotazione politica nazionale. È molto verosimile, anzi quasi sicuramente, che avverranno in un quadro politico molto consolidato in cui ci sarà una forza politica al governo. Lo decideranno gli italiani, chi sarà, non possiamo stabilirlo noi, se sarà il Movimento 5 Stelle o Renzi o Salvini, questo lo decideranno gli italiani, fino a prova contraria, che noi chiaramente speriamo che non siano delle forze anti-europee, anti-sistema, ma in ogni caso ci sarà molta più libertà. In questa libertà noi liberali dovremo far sentire una voce, che è la voce di chi sosterrà che il consociativismo parlamentare tra socialisti e popolari al Parlamento europeo deve finire, e dobbiamo sostenere con forza la posizione di un Guy Verhofstadt o di chi sarà il candidato dei liberali, con un sostegno, una presenza anche italiana all'interno del futuro Parlamento europeo. In questo, mi spiace che Mariano Sottarabino sia andato via, ma comunque avremo modo di parlarne, credo che una battaglia che si possa tentare di fare è quella di rendere,
è quella di rendere più proporzionale il sistema elettorale europeo, quindi abbassando la soglia del Parlamento, tentando quindi di rendere più pluralistica la partecipazione delle forze politiche all'interno del futuro Parlamento europeo. Quindi l'obiettivo strategico, qua mi battono il tempo, è questo: costruire nel breve periodo, nel medio periodo, una forza politica che guardi direttamente al 2019. Io credo che se noi guardiamo al referendum costituzionale del novembre del prossimo anno, questa iniziativa, come dicevano loro, morirà qui. Io credo invece che ci siano valide ragioni, molto più alte, che sono quelle della difesa dell'idea federalista europea, di un'idea liberale dell'Europa, di andare a guardare a delle elezioni magari un po' più lontane, che magari richiederanno un lavoro un po' più lungo, che sicuramente avranno bisogno di un profeta, perché oggi, mi dispiace, ma senza la semplificazione di un leader che ti rappresenta non si va da nessuna parte. Allora riusciremo forse a rappresentare qualcosa e qualcuno all'interno anche del contesto italiano dal giorno dopo. Se ne avremo la pretesa di rappresentare qualcosa già dal giorno prima, temo che non la rappresenteremo nessuno. Grazie.